Buonasera benvenuti a otto e mezzo. Buonasera e benvenuta Luciana di Tutto. Oh, come sono contenta <ride> che mi regalate l'agendina, la penna, mi date dell'acqua, sono molto soddisfatta. Sì, non è, diciamo, tantissimo, ma. Ah, ma io ho... guarda, raccolgo anche i punti del supermercato, quindi per me è, è tantissimo. <ride> allora, senti, ho una domanda importante sì. naturalmente da farti perché tu sei autrice comica, scrittrice, attrice. Uh, L'ultimo libro che è diventato anch'esso un best seller è Scritto con Franca Valeri Si chiama L'educazione delle fanciulle Insomma, delle fanciulle come noi Ma e... sei sempre una bella gnocca, Lili Lascia stare sì. Guarda che più passa il tempo più sei bella Anzi, ah, voglio proprio vedere se anch'io sono bella nella tua postazione Perché sei proprio solo una questione di luci No, no. Eh, non lo so, dobbiamo sei vederlo Sei bella di tuo, sei bella di tuo, niente Sì, no, lo sai che le luci contano Ma qua sotto tantissimo. è il faro dei Poo Scusatemi, è eh, un faro del consiglio. non, non so, a chiedere ai tecnici, però vedrai che saremo tutte e due molto, molto carine, Va ma bene. lo siamo in, okay. per natura. Quindi, ascoltami: allora, sì, il libro è un bestseller. Eh, poi, un film che esce oggi nelle sì. sale cinematografiche che si, si chiama È nata una star? Sì. Punto di domanda, e poi, poi avremo modo di capire di che star si tratta. E ovviamente, ti vediamo tutte le domeniche da Fabio Fazio. Eh, hai un marito, hai due figli no, Quando siamo sposati eh? sì, ah, è Oh, è vero, sì, siete una coppia molto poco molto tradizionale di fatto, Molto di fatto, fatto. Sì, 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 è vero, è vero È un compagno, Davide e Quando ti riposi e cosa fai per rilassarti? Ah, guarda, non tanto mi riposo eh, Perché essere dive donne, come siamo noi, eh, comporta una fatica notevole No, la cosa che mi piace di più è leggere quindi eh. mi metto la sveglia alle 6.30 e mezza e leggo, perché se, se leggo la sera mi addormento <ride> e soprattutto poi durante il giorno non ce la faccio e se i ragazzi mi vedono con un libro in mano mi dicono subito senti, volevo dirti una cosa, volevo chiederti se... e allora mi distraggono, per cui la mattina alle sei e mezza io metto la sveglia e leggo. Eh. E quello è il momento migliore, perché non c'è nessuno che mi rompe. Beh, è coraggiosissima, metti la sveglia per leggere, eh, insomma, immagino che non andrei a dormire. Eh, alle però non vado 8 in palestra, per esempio. Vedi? Mi eh, vengono eh, le braccia eh. molli eh, Le giornate sono di 24 ore, non è che si può... Eh. Appunto, già siamo troppo sei, troppo superwoman eh, Senti, quanto lavoro c'è dietro quei 10 minuti che vediamo ogni domenica E che peraltro raggiungono sempre il picco di ascolti, eccetera, eccetera eh, Un bel po', perché comincio a, a lavorare martedì Lunedì faccio vacanza, più o meno, insomma poi, lego, ma poi leggo i giornali, guardo i siti internet così. E poi cominci... hai un autore, degli autori che no, lavorano con te? Uh, no, io preparo la puntata, poi c'è Michele Serra che fa il supervisor e, e poi collaboro con Beppe Tosco. Però io la puntata la scrivo e poi dopo ci si parla al telefono. No, bravissima. E allora, un tormentone sì. eh, che, è stato, eh, che abbiamo visto per anni, che ogni tanto ancora emerge nei dieci minuti da Fabio Fazio è Eminence 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 che adesso è andato in pensionissima e non lo vediamo più eh purtroppo. sì il cardinal Camillo Ruini è eh. in pensione sì. anche lui anche perché lui ha i suoi anni e, sì. e vediamo però cosa, cosa gli dici parlo con Eminenza pre la prendo alla larga no, vai subito al punto che non so Eminenza. cosa vuoi dire eh. è primavera le giornate si allungano come preservativi. No. Allora, intanto prima chiediamoci, allora che cosa serve di grazia al preservativo? No, cioè, non, non, fare, non fare tutte le possibilità perché... A farci i gavettoni so, a quello sapere, del piano so, di soffio? A cosa serve? Non so, per dire... A tenersi sicuro che facciamo lenti? A insaccarci i salami? Sì. A infilarci una a una le Beh. carote prima di metterle nel frigo. Luciana, tutto ciò. Le metti una per uno Luciana. sulle altre per lavare i piatti per farti venire l'eczema? Le leghi una con l'altra, fai un guinzaglio telescopico, cosa? Cosa? Allora, la cassità è. Eh. Eh. La cassità, loro dicono che è il miglior modo e per sicuro, diciamo, sì. Però a parte le grottaglie, sì. cioè, che non è neanche africano, non è una cosa facile, capisci? La cassità non è un'autostrada un a otto corsie, è un sentierino minuscolo, stretto stretto, una strada fer ferrata, capisci? La cassità è un traguardo, ma chi vive da profugo, in mezzo ai massacri e alle scorrerie, nell'ignoranza e nel caos, cioè, è, è, fa, fa fatica ad arrivare a quel traguardo lì. Bisognerebbe arrivarci per tappe come il giro d'Italia, capito? Però dire che il preservativo non serve è una bugia. È come dire che non servono le cinture di sicurezza e non scongiurano gli incidenti mortali, Luciana. L'Itizietto, allora Fabio Fazio sembra sempre molto preoccupato. dai Dov'è? Ma c'è lo lo no è, è è è è. una volta in cui lo hai spaventato, diciamo. Ma lui è sempre sale. abbastanza spaventato. Quando finiamo, eh, mi dice sempre. E ti scomunicano, questa volta qua ti querellano. E poi dice sempre ti, non ci. Eh, in questo <ride> Quindi... No, perché non, lui non sa che cosa dirò, cioè lui sa gli argomenti, cioè, la prima notizia è questa, la seconda è questa e chiudo con questa, però quello che dico dentro è un po' un mistero. Però Eminence è stato contento tutto sommato, qui mi ricordo sì, che l'ho intervistato sì, sì. una volta, ah, e gli avevi chiesto? Sì <ride> <ride> mi sono arrivata e ho detto oh, buon pomeriggio, Eminence, se la posso chiamare come Luciano, e lui sì, sì, eh, dice che gli hai dato anche una grande popolarità. Vedi? Vedi che... e adesso infatti mi spiace, ho provato a vedere se è su Facebook ma non c'è. No, no, no non perché visto che il suo capo è su Twitter pensavo che magari con un nickname tipo Preta te potesse essere, <ride> esserci anche lui, ma niente. Vabbè Magari adesso che, che, lo abbiamo, che lo hai invitato lo farà. Ehm, allora adesso ti faccio vedere il punto di Paolo sì. uh, Pagliaro perché uh, Paolo che Pagliaro lui la sa lunghissima sempre la sa lunghissima, la sa lunghissima e lui pensa che insomma tu arrivi sempre velocemente al cuore uh, dei uh, problemi. Vediamo! Go, 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 go. Grazie alla laurea in lettere e al diploma in pianoforte, Luciana Littizzetto ha fatto a lungo l'insegnante alle elementari e alle medie, educazione musicale ma anche italiano in una classe di audiolesi. In quelle scuole della periferia torinese ha capito l'importanza di un linguaggio diretto ed essenziale e così dopo l'apprezzamento dei ragazzini è venuto quello del grande pubblico televisivo. Del linguaggio diretto fanno parte le parolacce. Lei dice di non poterne fare a meno perché sono liberatorie. Nella conversazione con Franca Valeri, pubblicata con il titolo L'educazione delle fanciulle, spiega che le parolacce sono volgari solo se le dici in maniera aggressiva, non se le usi per lo sberleffo. Ma servono parolacce vere, non porca trota o vaffanbrodo. L'itizzetto deve una parte della popolarità alla parodia di Sua Eminenza, che col tempo ha smesso di avere un nome e un cognome, per diventare lo pseudonimo di un potere percepito come distante dai bisogni delle persone, e in particolare delle donne. Eppure lei non è una mangiapreti, dato che pensa, come ha dichiarato pochi giorni fa in un'intervista, che l'unico senso della vita sia scritto nel Vangelo che contiene il messaggio più forte e moderno che ci sia, aggiungendo però che dipende da chi lo racconta. Il successo non le ha dato alla testa, trova che avesse ragione la sua mamma quando tempo fa le chiese se poteva andare in onda un po' prima così lei andava a dormire. La vita è altrove, concorda Littizzetto, che sulla televisione ha dubbi crescenti. È pazzesco, ha notato, inviti un nobile e nessuno se ne accorge, arriva il sottosegretario alla sottominchia e giù polemiche. Ma il dubbio di fondo è un altro. La televisione non ti cambia mai, ti rilassa, ti fa passare il tempo, ma è difficile che ti cambi. Invece il cinema sì, ti cambia. Detto da un'attrice, suona come un annuncio. La, eh, le, ma siete proprio bravi voi alla sette Vero che siamo bravi? Sì. No, siamo bravi Paolo Pagliaro Ma che tu Lillona, eh, dai Lillarella, sei una gran gnocca e eh, eh, sì. una brava giornalista c eh, eh, da sempre Ci proviamo, ci proviamo eh, Senti, no ma non sì. è che dobbiamo preoccuparci perché stai pensando di abbandonare la satira in televisione, no? No, ma figurati eh, no, la cosa che mi piace di più, quello spazio lì è uno spazio che ho conquistato ed è, di è diventata una consuetudine in questo momento dove ci sono tante proposte in televisione le reti satellitari eccetera eccetera sentire uno che dice ah io la domenica sera la guardo mi sembra una cosa vecchia no però bella l'idea che c'è un appuntamento sia per me che per gli spettatori da casa sì, e tra... è anche una bella responsabilità eh. ti pesa questa responsabilità cosa ti pesa il fatto di Ehm, temere no, cioè, no. fai una, una autocensura non la fai oh. No, la verità è che succede che quando proprio uno fa una cosa per me molto molto grave e, e proprio mi sta tantissimo sul culo, non, quasi non ne parlo cioè mm. beh, perché eh, comunque bisogna sempre tenere d'occhio il, il fatto che devi far ridere e, mm. e questo è fondamentale e, e ridi, io quello che riesco a fare è eh, prendere in giro, mi, mi piace lo sberleffo, l'aggressione non, non mi è mai piaciuta, non sono capace. Mm. Senti, eh, di questo libro L'educazione delle fanciulle l'hai scritto con Franca Valeri? Sì. Perché lei ha scritto un libro con Franca Valeri, che oggi ha 90, 90 anni, anni, è una donna fantastica, sì. ancora no? molto lucida, ma è stata molto spiritosa. E che è venuta in mente a Samantha Chiodini, che è una eh, degli autori della trasmissione. Di che tempo Che fa eh, Franca era venuta in trasmissione e ha detto: ma perché non provate a fare un'intervista doppia, incrociata, però scritta? E quindi questa idea poi è diventata concreta. Cosa ti è, è piaciuto di più di Franca Valeri? Che è una donna moderna, è incredibile, eh? Eh, perché uno si immagina che invecchiando eh, si perda la modernità, ma la modernità è una roba di cervello, di, di anima, non di, di faccia e poi e lei è una che tiene ancora molto al suo fisico, alla, alla però si cura moltissimo, quando sono venuta l'ultima volta a Roma con lei per fare delle fotografie per la promozione del libro, lei aveva un vestito cappucci bellissimo, si era comprata gli occhiali, la montatura nuova eccetera, io ero appena andata a comprarmi una maglia in un negozio e, e si erano dimenticati di togliermi l'antitaccheggio, per cui ho fatto tutte le foto con una mano sulla maglia e lei bellissima, e essere ancora vanitosi, ma neanche vanitosi, però pensare a sé come donne eh, sempre, eh, anche invecchiando è un grandissimo insegnamento per tutte mm. Senti, eh, dicevamo, prima raccontava Paolo punto Che tu hai fatto anche l'insegnante no? per eh, vari anni Intanto è più importante la scuola o la televisione? Beh, la scuola, come la fai? Eh, L'altro giorno parlavo con mio figlio Che insomma, è un po' turbolento a scuola Fa prima superiore e mi diceva Io questo professore qua lo stimo e invece un altro professore non lo stimo e, e quindi eh, questa cosa qua mi ha fatto pensare perché oltre al, alle cose che tu insegni sei anche una persona e quello che passa è anche come sei tu è l'approccio che hai è quello che insegni a prescindere dalla, la, dalla tua materia e, e questo i ragazzi lo sentono molto Tu hai ancora qualche contatto con i tuoi ex? Eh, Ogni tanto l'incontro perché io ho iniziato a insegnare che avevo 18 anni e, e, e sai lì ne avevano tre di più poi magari erano ripetenti potevano ancora ripetere per un po' di anni per cui avevamo tre o quattro anni di differenza adesso l'incontro li magari con la pancia un pelatini <ride> però molti hanno fatto un sacco di, di strada no? cioè comunque si, si sono sposati hanno trovato un lavoro sono delle persone in gamba l'ultimo è stato un taxista che mi ha detto si ricorda di me ero non mi ricordo neanche più il cognome e adesso mi sono laureato e questo mi, mi fa molto piacere perché io insegnavo, in, per la maggior parte ho insegnato in una scuola di periferia di, di Torino, una scuola molto sgarrupata no? con eh, utenza di, di, di immigrati, faticosamente arrivati a Torino per cui l'idea di sentire gente che si è laureata e che, che ha studiato ha continuato a studiare mi ha fatto molto piacere Senti sì, ma e hai anche insegnato a un certo punto ai non udenti no? e hai pensato che la tua classe ti imbrogliasse perché? Cosa ma intanto io non avevo la specializzazione però ero in diverse graduatorie perché poi mi sono laureata e nel frattempo facevo il conservatorio e quindi potevo insegnare sia musica che, che lettere e quindi una volta mi hanno chiamato per fare una supplenza annuale in una classe di audiolesi, però io non avevo la specializzazione, quindi ho dovuto lavorare con la logopedista, cercare di capire come fare, è stato molto difficile. Poi un giorno, mentre stavo così spiegando, mi è caduto il vo vocabolario per terra, era una vecchia scuola, e tutti si sono girati: io ho detto: "Ah, allora, allora 'Avete preso in giro fino adesso.' Poi in realtà il pavimento aveva tremato mm. e, e quindi. Mi è venuto in mente di insegnare la ritmica battendo i piedi sul pavimento, quindi abbiamo comprato i, i quaderni col pentagramma e io battevo e facevo la, la minima, la semi minima, il crome, semicrome e quindi loro scrivevano e in qualche modo hanno fatto anche musica ritmica. E infatti così. hai messo insieme sì, vari... È un po' pasticciato discipline. però. Va bene, io Luciano adesso devo andare in pubblicità. Sei sì, te personalmente a farla? Eh, sì, no, sai che non... Devo non... andare in pubblicità, <ride> devo andare un attimo No. <ride> e poi torno. Non, non potrei farla, ma non la farei neanche ovviamente. Eh. E, e subito dopo parliamo di questa nuova stagione della sobrietà. Tra Va qualche bene. minuto. Anche noi siamo molto sobri. Sì, eh. Luciana Di Tizzetto, era più facile anche fare satira ai tempi di Berlusconi? Ma questa è un'opinione diffusa. No, cioè, beh, faceva tanto, è eh, lui, nel senso che ogni settimana. Era un po' un fuoco d'artificio sì, quotidiano. Però era anche vero che poi alla fine non sapevi più veramente che cosa dire. E adesso è certo la situazione è più complessa. Monti Mont Blanc è uno più, più sobrio, decisamente. Eh, però, se vuoi parlare di quello che sta succedendo, parli lo stesso e, e sei in grado di far ridere ugualmente. Ecco, però insomma i tempi giorni. Certo vero... Però questa scrivania è fighissima. Non si può provare a salire qua, Ca crolla? No, 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 ah, no. poi con i tuoi 40 chili cosa, capirai. Abbi pazienza, ma. Sì, 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 può stare così. Sì. Allora, guardiamo insieme Berlusconi, eh. per l'appunto è. Diciamo... Se mi dai una mela, faccio Paolina Borghese. Adesso la cerchiamo. Va bene, allora, cerchiamo di essere sobri. Sì, Luciana, ma non è sobria così. Sì. Ti sembro sobri. Non sembro la sirenetta. Da quale pulpito viene la predica? Ecco sì, ecco allora, sì. Sai che l'ha detto Berlusconi? Che ah no, io pensavo, Sì, sì, lo so, a no, ma io mi riferivo a te. Lui ha detto che bisogna essere sobri. Sì. Berlu, capisci? Sì, io ho capito, sì, lo so. Lui? Ma sai che ha un grande senso dell'umorismo, dai. Sì, non è perno non è esattamente un carmelitano scalzo, voglio dire. Allora l'abbiamo visto con la bandana, col colbacco. Eh, dare del cesso alla bindi, prendersela con i gay. Ad, cioè, nel PDL una ventina di persone che si occupano di lui per parargli il culo. E poi c'è Cicchito che tutte le volte fa attenzione a smentire quello che dice. E Alfano che gli prepara lo scudo. E una dozzina di persone che cercano di smistare le escort presenti, passate e future. E lui dice che bisogna essere sobri. Come se Bondi dicesse facciamoci tutti la coda di cavallo, dai. Senti, sembra è passato un secolo. Ma è vero? Ma anche secondo me, cioè, proprio come. Ma sai che cosa. La percezione è come quando tu, appunto, insegni no? in classe, ci sono dei professori che non riescono a tenere la disciplina e la classe fa casino, fa casino, fa casino. Poi, quando arriva il professore dopo, che magari riesce a tenere. Ma gli stessi allievi sono contenti, dicono a meno male, adesso un po', siamo un po' tranquilli e quindi Montblanc è un po' una, un professore di quelli severi che entra ci fa alzare in piedi e noi diciamo buongiorno professore. Eh, però ci rilassiamo un po'. Ci rilassiamo. Beh, tutti tra nella camusso in questo momento non è molto rilassata. Ahimè, la situazione no, è complicata. Nella camusso ma neanche eh, la ministra Fornero. Adesso poi ti, ti faccio Adesso vedere un proposito aspetta. una cosa. Però volevo solo capire mm -hmm. se, se, come produttori involontari di satira, i professori sono all'altezza oppure se ti deludono. Ma per, come produttore di satira. Involontaria ovviamente. Eh, sono... No, vabbè, ma la Fornero guarda ci dà delle belle soddisfazioni, eh, sì. perché anche l'altro giorno con questa storia della paccata, anche però voi giornalisti, appena uno dice una parola, sì, ale, è vero, si questo scatenano. È vero, questo è vero, ma, ma di eh, vediamola la paccata allora, dell'altro giorno. Fornero ha detto Il ministro Fornero il ministro sì. ha detto che se non si trova un'intesa Lei di sicuro eh. non tira fuori una paccata di miliardi Sì, no, ha detto Non era così, ha detto cosa Etto. serve dare una paccata di esatto. miliardi Esatto sì. E a Monti, quando si è sentito, gli sono venuti i capelli fucsia A Monti? Sì, eh sì. sì Volevo dire una cosa a Monti sì. eh, Monti Ma così non si può Presidente, Presidente. Shalla, Monti Scialla Monti Scialla Ogni volta stai dice Stai tranqui, stai tranzollo, Sai Ma... che la Forni è fatta così è una tosta, eh, guarda che è una ganza la Forni, eh, quando si... ma perché vuol dire che ci sta dentro di brutto, ci sta inside eh, Monti? Presidente vuol dire che come tutte le persone anziane fingono di parlare eh no, come i giovani? Ma è così. Questo... Stai sì. tranqui, stai transollo vuol dire che sta ballotta ci tiene, eh, batti 5 eh, Monti, e eh, bella lì. Ti vogliamo bene zio. Ma cosa hai detto? No, l'ho parlato come parla la Fornero, scusami. Sì, ma Mario Monti è come uno zio. La zio è bellissimo. Sono sicura che siccome ci seguirà Monti anche. Sì, esatto. tu dici si che stasera te. è sintonizzato proprio a vedere noi due. Ah, chi lo e sa? Lo chi lo sa? Forse credo di sì, magari sì. Senti, Luciano, ma a Torino siete tutte così spietate come la ministra Fornero. Che è vero che è una molto tosta, molto. Insomma. No, beh, no, non siamo spietate. C'è anche la. La chiavotto che fa tanta plim plin, vedi c'è un po' di tutto <ride> C'è un po' di tutto senti, eh, mh, citavi prima la Camusso, no? Da, da settimane, mh, una questione cruciale come quella del lavoro in Italia è affidata a tre donne: donne le sorelle Bandiera Le so sorelle Bandiera, non so se si sicuramente sono tre donne tostissime. Bandiera una è italiana. per l'appunto la Fornero, l'altra è la camusso, Susanna Camusso marciaglia. E la Marce eh, tu pensi che sia questo il vero problema? Cioè, che sono delle donne e non si mm. mettono d'accordo? No, non credo proprio, anzi, no, eh, non che non si mettono d'accordo, ma che sono, sono molto toste. Che sono sono molto... toste, però poi arriva Monti e dice vabbè, facciamo così e, e allora si discute meno facendo mm. così, no? Eh, no? Io penso che siano tre donne molto diverse, cioè di tre specie diverse, anche fisicamente le vedi. C'è cioè, la Camusso, sembra un pastore mare in mano. La Marcigaglia è una volpe e la, la formera, non so, cioè, mi dà l'idea di un uccello, sai quelli con i pennacchi, sai che c'è sta riga qua in mezzo, no? Se la fa col righello. Sì. Ha detto che forse si fa anche un otto vicino, che è l'articolo 18. Ah, ecco eh. che ha provocato più di qualche <ride> dibattito l'articolo 18, ecco, sì. Però io invece penso che siano donne intelligenti, eh, con, Ovviamente pensieri diversi, con una storia diversa, con convinzioni diverse, però sono un gran bel modello tutte e tre per noi, abituate a anni di veline, di cosce e di gente che è arrivata a fare un mestiere senza essere in grado di farlo. Sicuramente queste sono tre donne molto capaci e io spero proprio che si mettano d'accordo. Certo, è molto difficile perché la pensano in maniera diversa, ma forse qualche punto di contatto possono averci. Anche perché rappresentano interessi talmente diversi. diversi no? che... Senti, a proposito di uh, donne uh, capaci e che uh, possono essere un modello, tu hai avuto una nonna, me lo, tu mi hai raccontato una volta sì. che avevi questa donna? Avevo questa con... nonna che è rimasta vedova abbastanza giovane, con quattro figli, gestiva una trattoria in campagna a Bosconero dove vivono i miei vicino a Torino ed era una molto tosta e, e a un certo punto intorno ai 50 anni aveva problemi di denti ha fatto che toglierseli tutti solo che non sopportava la dentiera e quindi pensa più o meno alla nostra età viaggiava senza pensa, tu, senza denti io e te adesso farei <ride> senza denti però lei con grande classe nonchalance ha detto sai che c'è cioè, io me li levo mi danno fastidio ed io mi ricordo mia nonna ancora giovane senza denti che però faceva qualsiasi cosa, mangiava qualsiasi cosa e spaccava le noci con le gengive. Per cui io avevo i compagni di classe che mi dicevano mia nonna fa il notaio, ah mia nonna invece fa la professoressa e tua nonna ah mia nonna spacca le noci con le gengive. Mi dava molta soddisfazione. <ride> Quindi invece di dire... Le donne con le palle, si può con dire le donne gengive. con le gengive. Ma te piace quando ti vedono le donne con le palle? No. A me no. No, eh, però posso dire che rende bene l'idea in alcuni casi, ma bisognerebbe sì, ma trovare... No, io non ho mai avuto l'invidia di quella roba lì. Tu sì? No, no, no. L'invidia ah, no, 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 del pene l'hai mai avuta? No, no. no però... Nostalgia del... qualche volta. L'invidia del Walter. Però... <ride> Oh, oh. Nostalgia qualche volta ma invidia mai. No, 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 no. Noi in questo smentiamo Bene. Freud subito. In tutti, no, i sensi. In, in tutti i sensi. Allora, in tu parliamo ancora allora di maschi, sì. eh, di uno che si chiama Marchionne e eh, che anche lui fa molto discutere e eh, litigare. No? Tutti, di Torino, tu, Appunto, tutti meno, di Torino, tra l'altro. Appunto, tutti di Torino, vediamo. Eh Ma che palle, Marchionne, piantala lì, dove vai? Stai dove sei? Non romperai i anche tu, ma non vedi che volano dei paduli che non finiscono più? E prenditene qualcuno anche tu come ti prendevi eh, gli, gli incentivi per la Fiat, no? Eh, di questi suppostoni. Che poi tra l'altro, adesso questi qua vogliono, non vogliono più le macchine blu. Però le macchine blu che ci sono. Che ne facciamo? E eh no, sono tutte BMW e Mercedes, non ce ne sono della Fiat. Quindi invece di tritare le balle ai sindacati, farti crescere i peli sul mento e andare a fare il gadane della macchina, puoi fare qualche macchina figa, Marchione, no? Fai una macchina grossa, lunga, nuova. Sento, ma Quando eh... mi risento dico porca miseria ma che faccia tosta <ride> Quindi capisci le preoccupazioni di Fabio <ride> Sì, no? eh, perché non rivedendoti, non, non ti rendi conto di qualche eh, di, co eh, di beh, Capisci però anche perché milioni di spettatori ti seguono ogni domenica e si sintonizzano Ma perché poi io in realtà non è che faccio delle analisi, non sono una sociologa, una politologa, sono una persona comune che leggi i giornali, guarda la televisione, si fa un pensiero che è il pensiero comune e lo esprime tutto qui, niente di strano, non solo rubbia, eh, sono una normale. Senti una normale, ma uh, a Torino, per tornare a Marchione, di Marchione siete orgogliosi o avete paura un po' di questo? No, paura super no. Manager? Dipende se lo vediamo di notte un po' paura, <ride> sì, con quella barba lì, un po' sì. Eh, no, paura no, certo che la situazione è un po' complicata, in, in questo momento mi sembra che in tante situazioni abbiano ragione un po' tutti, no? Cioè ha ragione gli imprenditori che vogliono più libertà per incentivare il mercato, ha ragione i sindacati che vogliono tutelare i lavoratori, ha ragione i lavoratori che hanno bisogno di essere protetti e non essere mangiati, Quindi, e, e, e la situazione è molto complessa, e la coperta è corta, come si dice, quindi se tiri da una parte scopri dall'altra. E quello che bisogna cercare di, di, di ottenere è proprio una mediazione, se, comunque tenendo presente que, che qualcuno eh, sarà deluso per forza. L'importante e... è che no, a turno siano delusi un po' tutti Ma sì, no? esatto. non che sia sempre la stessa categoria, certamente. Speriamo eh, se... che Monti, Montblanc questo lo tenga presente. Lui dice: per il... Dicono tutti per il bene del paese. Non si capisce che sia il paese, però eh, insomma, speriamo. Sì, poi siccome Monti parla, dall'inizio ha parlato anche di equità, quindi. Speriamo bene. Senti, Luciana, mh, oggi esce nelle sale il tuo nuovo film, sì. no? Che si chiama. È nata una star, punto di domanda, vediamo di che star si tratta. Guarda qua. Cos'è? È un DVD. Chi te l'ha dato? Manuela. Capisco anche perché. C'è questo qui che è uguale a Marco. Uguale, gliel'ho fatto vedere. Basta. Quello è Marco. Nel senso che è Marco, tuo figlio. In questo film. Eh. E cosa fa? E che fa uno in un film porno? Cosa fa? Perché? Perché? perché chiedilo a lui perché no? Fausto, guarda, dovresti vederlo. No, Lucia, l'hai guardato tu. Credimi, lo dovresti vedere. Oh, no, Lucia, io queste cose non le guardo. Io adesso lo metto su e te lo guardo. No, non lo voglio vedere. Fausto, nostro figlio ha il. Hai il coso più grande che io abbia mai visto. <ride> Sembra un effetto speciale. <ride> Sembra un effetto speciale questo figlio super eh, dotato. Alla fine Luciana ha fatto un film sul Walter e non eh, sulla sì. Yolanda. Qual è la morale di questa favola? Mm, per carità, ma la morale <ride> non, ne, non ne voglio dare, per, sia mai. No, in realtà questo è un pretesto, perché poi il film è anche serio, perché parla. Eh, delle difficoltà di comunicazione che ci sono in una famiglia, cioè tu hai un figlio che eh, fa il porno divo e, e non lo sai, cioè tu ti immagini che sia una cosa ed è esattamente un'altra. E, e quindi quello sconvolge un po' tutti. Poi la mamma, da mamma, cerca di capire, analizzare la situazione, trovare una quadra e farci stare dentro questo evento della, della sua esistenza, dentro la vita di tutti. E il papà, invece, no, come spesso cade: rimuove. il papà dice no, 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 ne voglio sapere, non ne voglio sapere. Anzi, l'unico pensiero che ha è: Ma non ha preso da me, <ride> da chi ha preso? Perché poi c'è sempre questa fissazione. Perché loro pensano, i maschi, che noi siamo preoccupati delle loro dimensioni. Ma noi siamo più preoccupati di dimensioni delle nostre tette che di quelle del loro Walter. La verità sì. è quella lì, perché ognuno guarda a se stesso, in realtà. Sì, ma è vero che sono un po' ossessionati i maschi, sì, no? Dalle... Uh, mm. vero. Dillo tu, lancia un appello lì, non è importante <ride> di bene. No, di, ti, potrei che diciamo, ti nomino mia portavoce <ride> su questo tema. No, Prego. vabbè, eh, cioè, eh, certo. Se hai una spina, probabilmente que quello è un problema, ma se no, mediamente dipende anche da, da che cosa ne fai, ecco, questo è importante. Dici che hanno capito? Allora, eh, una scarpa troppo stretta eh, non va bene perché ti fa male, ma anche un cappello troppo grosso a volte eh, ti, ti cala sugli occhi e ti fa da bajura, Quindi ci vuole l'incastro perfetto. Però noi non è che siamo tanto a star, eh, precise, ci cioè, va bene un po' tutto. Poi l'amore si compie per la maggior parte in verticale, non in orizzontale. <ride> ecco, meno Allora adesso forse hanno capito. Eh, <ride> senti, Luciana, allora dobbiamo chiudere, ma io ma volevo. Già? Ma così? Ma poco. sì, perché è un mezz'ora. Ma io volevo in luna, ma un sacco di tempo. Eh, eh, torna presto allora. Eh, no? ma a Roma. Eh, sai Roma. che noi dal nord eh, facciamo sì, fatica. Eh, sì, Anch'io conosco un po' il nord. Sì, però ti, anche, ti prendo anche collegata, sai, Va collegata bene. anche Dai. da Torino. Eh, quindi promessa che tornerai. Sì, presto. Certo. Va bene. No, volevo ricordare invece a, a, al nostro uh, pubblico che domani e dopodomani il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, uh, celebrerà la ventesima edizione della giornata della primavera, con uh, l'apertura straordinaria di oltre 600 monumenti in tutta Italia. Ricordatevene? E così come. Ehm. Anche noi verremo visitate, se volete. Siamo già due bei monumenti. Siamo già due bei monumentini, <ride> piccoli, perché, perché siamo... anche la Lily Gruber, che sembra una donna. Eh. E invece, è, picco è più piccola di me. Quanto pesi? Lily? No, cara. Quanto, picco quanto pesi? <ride> Peso 46, 7. eh io anche, sì. però sei più alta di me. Molto, credo, qualche centimetro. Due o tre centimetri, ma <ride> insomma, siamo due monumentini. Allora, ricordatevi del Fai, ricordatevi adesso di Daria Bignardi e delle sue invasioni barbariche. Grazie, Luciana Litizzetto. Ricordatevi Ricor del film, se esatto. avete voglia di andare. Ricordatevi eh, del film che si chiama È nata una star, e, eh, dove si parla. Come avete forse sentito, di Walter e di Olande, anche così un passant. E noi ci vediamo come sempre lunedì, otto e mezzo. Grazie, grazie Ciao, Luciana di Pizzetto e in bocca al lupo per tutto.